Tú vas a llamar a la policía, ahí también te dicen 400. El dueño va a venir, yo no, no sé quién es. I bordelli, luoghi dove la prostituzione viene esercitata in un contesto organizzato, sono una delle istituzioni sociali più antiche al mondo. Questi luoghi hanno attraversato le epoche, rispecchiando i cambiamenti culturali, sociali ed economici delle società in cui erano inseriti. La storia dei bordelli è in continuo evolversi nel tempo, infatti oggi siamo qui proprio per approfondire questo argomento. Mi metto alla ricerca e tra tutte le tappe scelgo proprio lei, Barcellona. Quindi si parte. Abbiamo il volo FR. Questo è il primo viaggio che facciamo assieme, primo viaggio. E quando arriveremo quale sarà la nostra prima tappa? Ho scelto Barcellona perché a differenza delle altre tappe non è del tutto legale e sapete che a me queste cose incuriosiscono molto. Non appena arrivati incontriamo un italiano che fatalità aveva l'hotel a 2 minuti dal nostro. Si dice che sei sullo stesso punto praticamente, qua è A e qua è B, fratello, easy allora. Prendiamo un taxi che spendiamo la spesa. E che fai? Te ne privi? Si prende il taxi. Per il centro. Barcellona. Barcellona, un taxi. Direzione, direzione, amico. Amico, address. This is the address. How much, man? Non lo sai. With the taximeter. Ah, ok, ho capito. Ten business, I am telling you, with the taximeter. Ho capito tutto. Grande vecchio. Vai spingere allora. Diciamo che tassista peggiore non potevamo trovare. Ehi. Paga il mobile. Com'è? Paga il mobile. Madonna, vedi. Agitato. Abbiamo preso il tassista peggiore del mondo. Ma infatti. Can you leave me here around? Porco zio, le ha buttate qua a cazzo cane proprio adesso. Ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao, bella, ciao. E dopo esattamente 2 minuti. Non lo sopportavo. Mamma mia. Davanti una... ci dovremmo essere. Lasciamo giù le cose, ci cambiamo e parte ufficialmente una delle avventure più strane della mia vita. E per questo ci serve la giusta carica. Oh, di la verità che ci manca. Una droga da Alex e Frank. Ci dirigiamo verso la Rambla, dove avevamo appuntamento con Francesco, un creator italiano che vive in Colombia, che sapendo lo spagnolo si è reso disponibile ad aiutarci. Tra l'altro, se avete visto il video delle baby gang, lo conoscete già. Allora, com'è? Tutto a posto? Tutto bene, te? Bene. Ciao, Fra, tu tutto a posto? Tu entri nei bordelli? Sì. Ok, ma se costano? Quanto costano? Io ci sono entrato nei night, però parlando di... se non sbaglio 10-15 euro. Intanto ci mettiamo alla ricerca e... questo a 10 minuti. Cosa facciamo? Andiamo? Tutto dritto, c'è il primo bordello a 10 minuti. Indietro, quindi fuori dalla Rambla, ci sono gli altri due. E mentre ci stavamo dirigendo verso quello, che pensavamo fosse un bordello... Ma dove volete andare? Stiamo vedendo, sappiamo che qua ci sono tutti i bordelli. Sì, io lavoro con strip club. Ma si chiamano bordello o strip club? Strip club, anche là se volete scopare... Però tipo in Italia non puoi andare, non puoi scopare. Allora qua in Spagna è diversa, in Italia l'altra cosa. Ed è tutto legale. Acqua legale. Ok, dimmi di più. L'entrata costa solo 20 euro. 20 euro? Sì, okay. Un drink gratis. Okay. E là potete parlare con ragazzi, potete scegliere, potete toccare, se ci interessa, potete toccare. Se non volete, potete uscire. Fare. Se devi andare... Allora devi fare un negoziato con ragazzi, perché c'è ragazzi belle, grandi, piccole, giovanni, e avete. Ci ha dato delle belle informazioni. Sarebbe da farselo amico e farci entrare, cioè sapendo che registriamo. Penso sia quello la rosa, non sono sicuro. Ma una volta arrivati... Dietro i tavolini c'è una ragazza che ci ha squadrato. Secondo me lavora... Voi che gli avevo chiesto? Cioè, quindi c'è tutto che vedi i lavori nelle strutture perde. Quindi dici, ma abiti qua perché noi volevamo andare qui, sai come funziona? Proviamo a parlarle e... Lei non vanno in un'altra discoteca, non c'entra un cazzo questo posto. Vanno perché stava aspettando dei suoi amici e quando arrivarono sfruttammo l'occasione per avere qualche informazione in più. A chi? Dile che sono puta a chi, bro? Ah, e también son trans, transessuale. Todo. No, 50-50. In Italia, per esempio, se quella è solo mi dà. Ok. Ah. Acá la gente sa che quando entra, se vuole fogliare, che pena con la cifra. Sì, sì, sì. Quiero fogliare. Puedo fogliare. Bueno, lo que pasa es que no te van a decir soy puta y trabajo aquí. Es una ley, es una ley. La ley no te deja que tú seas una prostituta. Ok, ok.
que es imposible. Ella te van a venir como chica de imagen. Ya. Hola, ¿qué tal, como guapo? Como si fuera un esco. Como si fuera que te conozco. Ya. Como chica normal. Okay, okay. Hola, pim, pam, pum, vale, ¿quieres follar? 400. Tú vas a llamar a la policía, esta vez te dicen 400. El dueño va a venir, yo no sé quién es. Tutto si fa più interessante. Eravamo venuti qui con lo scopo di capire come funziona il mondo dei bordelli, ma visto le circostanze e le informazioni che stavamo ricevendo, sarebbe bello vedere entrambe le situazioni. Adesso, il fatto che sta lo spagnolo, magari andiamo in questo lugar che si possono stare tutti insieme. Dai. Quindi, prendiamo coraggio e si parte. La testa con una domanda. Ma l'anno scorso non stava niente. Sì, uno comunque ci stanno alcune che capiscono l'italiano, quindi fate attenzione. Vengono loro, dobbiamo andare. E questa purtroppo è l'unica clip con l'interno del club. Vi spiego cosa è successo. Siamo entrati, ci siamo seduti e una certa si è avvicinata a questa ragazza che voleva portarci nel retro. Noi ovviamente non abbiamo accettato e con delle domande a trabocchetto abbiamo iniziato a parlare della sua vita. Per me non era abbastanza, quindi decido di spiegarle cosa stavamo facendo chiedendole se fosse disposta a rispondere a qualche domanda. Ovviamente tutto retribuito. Da lì panico più totale. Ha iniziato a minacciarci dicendoci che se non avessimo cancellato i video avrebbe chiamato la sicurezza. Voi non avete idea dell'ansia che avevo in quel momento. Porca c***a, è appena successo. Mi sono impanicato quando mi sono stata alla galleria, pensavo mattasse. Ci ha insegnato qualcosa, se sera domani sapremo cosa non dobbiamo fare. E mentre ero lì con l'ansia, con Kota e la tipa a spiegargli le cose, mi sono girato un attimo e ho trovato Manu circondato da tipe. Mi hanno offerto 120 euro, 10 minuti di balletto. Colta! Per un'ora di quello che voglio fa 300. Vengo subito, sono già là dentro. Ridiamo per non piangere, ma vabbè, non demordiamo che siamo solo alla prima sera. Il giorno dopo l'abbiamo usato per registrare un video che se mi seguite su Instagram sapete già di cosa si tratta e una volta arrivata sera, taxi e ci dirigiamo verso il secondo strip club. Prova a chiedergli se ne sa qualcosa. Amico, io sto andando a fare che non lo so, perché... Bene. Vale, ciao. Buono, gracias. Gracias. Ha detto devi cercare su Google, è un mondo strano, una cosa del genere. Dalle foto questo strip club sembra un po' più dispersivo. Quindi secondo me è più grande. Sì, e ci sono anche dei tavolini, secondo me è molto più semplice stavolta. Vediamo. Le ultime parole famose. Questa volta, per essere meno sospetti, ci facciamo accompagnare da un PR e una domanda non posso fare a meno di fargliela. Come mai così tante persone lavorano con questi club? Quando non viene il documento, è del lavoro che puoi essere. Tanto tu gana la commissione ora che vamo a sbagliare. Esattamente. Stai sempre io gano per essere un po'. Quindi quali sono le differenze tra bordello e strip club? Ok, qual sono la differenza? Noi vi. Al bordello tu vas directamente, no pagas la entrada nada, okay. Tú vas, miras las chicas, te gusta, directamente. Pero es legal. Es legal. En el estudio tú vas, bebes, miras el fondo, las chicas bailan, hacen de todo si quieres sexo, tú eres sexo, si no quieres sexo no pasa nada. Si te gusta una chica en el club, tú no podías salir en el club. O sea, en este caso, si por ejemplo yo quiero follar, no me debo follar allá adentro, me debo follar por otro lado. Exactamente. Ma è sempre così? A veces, por ejemplo, aquí tienen sus seguridades. Siempre vigilan. Ok. Con un contactless, siempre vigilan que no hay policía. Está todo tranquilo, ahí mismo. Lo hace directamente allá. Lo hace directamente. Ok. Si hay un poquito cosa... Hai capito? Una volta arrivati, entriamo, paghiamo e troviamo la solita situazione di un normale strip club. Finché, mentre mi stavo facendo un giro per vedere com'era il posto, uno della sicurezza richiama Manu. Mi ha detto che non si possono utilizzare i telefoni qui, quindi fai attenzione. Metterli in tasca. Ah, in tasca proprio? È quasi impossibile fare. No, ma questo è troppa sicurezza, non lo puoi. Decidiamo quindi di uscire e studiare bene la situazione, giusto per non far saltare tutto. Io ho capito che è impossibile registrare. Sai che cosa tocca fare? Magari entrare un attimo stasera. Mi sento io vorrei rilassarmi, però siccome sto finendo di fare un'operazione di lavoro, lavoro col trading, chiate del genere, ho bisogno di... Non penso sia proprio una buona idea. Secondo me la paghi per farti farlo spoilerare 50 euro quello che è e fai finta di essere depresso e cazzo ne bravo, so, le dici bravo, che hai bisogno bravo, di parlare bravo, e le fai due domande sulla sua vita. Esatto. Tutto facile per te, tutto facile.
Se io sapessi lo spagnolo andrei subito. Lui sarebbe adesso passa, gli danno 5 euro, va a lui. Puoi fare te? Ma non, Rick, stai guardando il fenomeno, vedete? Alla guarda. Fine sono cazzo, sei triste e ti fa la sigaretta. Guarda, adesso andiamo a mano all'azione. E forse scelta peggiore non potevo fare, perché una volta entrati e aver pagato ben 60 euro... Io sono... cioè, mi sono lasciato da poco, mi sono... cioè, ho preso un po' così, Non so se ne è valsa la pena. E nel mentre lui era dentro, ho sfruttato l'occasione per fare delle domande ad una ragazza che era un po' in disparte. Dove sei? Andiamo direttamente al sodo. Quanto si riesce a guadagnare facendo questo lavoro? Dopo questa domanda la ragazza mi sembrava quasi infastidita. Manu aveva appena finito e pensando avesse fatto un buon lavoro decidiamo di uscire dal locale. Ma adesso mi devi spiegare cosa è successo. Lei si è spogliata e l'ho fermata e faccio. Ascolta, ho inventato praticamente la balla del fatto che mi ero lasciato da poco, bla bla bla. Questa qua si è seduta, ha iniziato a parlare, però era molto sbrigativa nelle risposte, cioè io gli dicevo una cosa e poi lei, cioè, mi dava la risposta secca, capito? A me ha messo ancora più confusione perché la tipa mi ha detto che in realtà i bordelli sono illegali e gli strip club sono legali. E fino adesso ci hanno detto tutto il contrario. Secondo me entrambi hanno i loro tramacci sotto, solo che giustamente non è che te li vengono a dire che sono illegali o legali. Ed è quello che penso anch'io. Comunque, una cosa che non vi ho detto è che ieri, prima di entrare nel primo club, abbiamo fatto un salto in quello che dalle foto trovate su Google sembrerebbe un vero e proprio bordello. E quello che ci è stato detto è... Allora, praticamente funziona così. Se vogliamo bere qualcosa, ci fermiamo a bere... Se non vogliamo bere niente, andiamo direttamente all'abitazione per trovare che senza prendere la chiave. Allora, di forza? Esatto. Sì. Andiamo a parte. Che ci pensiamo? Ok. Quindi andiamo. Questa viene. Grazie. Ciao, sono ragazzi. A meno che alzato andavano tutti nelle stanze. Oh, mi sembra di essere tornato nel video delle escort quando sono entrato a casa. Tu pensavi di trovare un'altra situazione? Sinceramente pensavo di sì. A questo punto due erano le opzioni: o pagavo la stanza, entravo e registravo tutto di nascosto, o in qualche modo collaboravo con uno di loro per far sì che ci dessero più informazioni possibili. Opto per la seconda e il giorno successivo inizio a contattare diversi bordelli e tra tutti risponde solo uno: bisogna approfittarne. Dovrebbe essere qua a destra da qualche parte. Qua non c'è niente. Controlliamo meglio la posizione. Hola, che tal? Come stanno? Muy bien, ustedes? Bien, grazie. Bienvenido, espera aquí. Con chi puedo hablar? Conmigo, pero ahí va. Ahora mi hablo. Bienvenido, primera vez en sí. Entramos. Por favor. Sí. Bienvenidos. Hola. Gracias. Ma che figata, voi! Bellissimo! Ma con lo specchio qua, la roccia qui. Sai che lo spero che secondo di sapone... Poi mi sembra assurdo essere qua dentro. È così easy. Se non dovevi fare sto video non ci sarei mai. E dopo averci fatto aspettare per ben 15 minuti... Vale, señores. Ellos viven aquí... No, ellos sono italiano e vinieron acá para hacer el video. Vale. Lo que yo os propongo, tienen que volver a escribir en unos días. Dejen que, porque creo que mi jefe está de vacaciones toda esta semana. ¿Vale? Y sin su permiso no podemos hacer nada. ¿Conoces otro lugar que puede aconsejarnos, que nos pueden ayudar? A ver, mi jefe tiene otra casa, pero va a ser lo mismo. Es siempre lo mismo, exacto. Porque él no está. Pero hay la lo que se llama es otra casa, que no tiene nada que ver con mi jefe. Okay. Pero te lo voy a apuntar. Gracias, te lo voy a gracias. Apuntar. E dopo due minuti... Este sta nel centro, in la Ramblas. Che cazzo d'ambiente. Adesso direzione seconda sede e vediamo come va. Forse è questo? Dovrebbe essere questo? Non sono mai così visibili. Non è
cioè, non è che magari è esatto, è dietro qua, devi andare a vedere. E invece ci è bastato chiedere a un PR per capire che era esattamente lì. Ok, perfetto, quindi dobbiamo parlare con questa che a quanto pare è familiare dello sueño. Ok. Che prima che ti avevo questa pregunta, esso è di Simone tutto legato o tiene a un vasio? No, no. Ah, ok, perfetto. Legare a alguien a prostituirse, eso es ilegal. Ok. Pero tener un local de este tipo, que las chicas vienen cuando ellas quieren, okay. Eso no es ilegal. Ok, listo. O sea, es decisión de la chica. Exacto. Okay. Hay una licencia. Okay. Que el Ayuntamiento de Barcelona, no sé de otros sitios, de Barcelona, con la licencia de local con servicios de sexo. Okay. ¿Vale? Entonces, es una licencia. Ya, listo, entenderé eso. Qualcosa stiamo iniziando a capirla, ma comunque volevo saperne di più. Torniamo a casa perché il giorno dopo sveglia presto per questo famosissimo appuntamento con... Dici che oggi non ci fanno far nulla? Cioè, quelle là devono chiedere il permesso al proprietario, sicuro. Secondo me quella lì se n'è dimenticata di chiedere il permesso, quindi noi adesso andremo a farci conoscere. Ci conoscerà, poi chiederà il permesso. Quando chiederanno il permesso, poi usciranno le altre cose, gli altri casini, quelli che sono. Le ragazze stanno a quest'ora del mattino dopo che hanno lavorato tutta la notte. No, secondo me no. Il mood era tutto tranne che positivo, ma noi comunque entriamo. Francesco, io sono commentato, okay. Vale? Él me dijo que claro, no depende solo de él, yo debería hablar con unas chicas también y a ver que estén dispuestas, porque claro... Me estaban diciendo que también que si hay la necesidad pueden pagar. Neanche il tempo di fare due parole che arriva un cliente e come al solito ci tocca aspettare in una stanza. Come fanno ad esserci clienti alle 8 del mattino? Cazzo ne so, chi è che ha voglia di chiamare alle 8 del mattino? Okay, io mi sono tutto rincoglionito. Sì, hola. Pues hacemos así, dame una margen de tiempo y termino de... Io te explico, che pena che te interrompo. Ellos se deben ir el 30. ¿Logramos hacerlo antes de este tiempo? ¿Antes del 30? Bueno, yo lo puedo llamar en un momento, ahora mismo no, porque es un poco pronto. Pero durante el día de hoy te doy una respuesta. Más o menos sabemos a qué hora logramos recibir una respuesta. No depende de mí esta respuesta, no te puedo dar una hora. Logramos tener tu número personal de mi número WhatsApp. Personal para... Ma prova ad indovinare. Vabbè, noi ce ne andiamo aspettando questa risposta che purtroppo è arrivata anche fin troppo presto. Ma vi giuro, non ho avuto nemmeno il tempo di realizzare che mi arriva questo messaggio. Questa volta dal primo bordello. Avevamo finalmente la conferma. Guarda, che servizio!